L'apripista è stato Renato Zero, poi è stato il turno dei Pooh del nuovo corso Senza d'Orazio. Ora il trend continua con l'arrivo dei nuovi lavori di Fabio Concato e Pino Daniele. Sempre più cantautori e interpreti italiani lasciano le sicure case discografiche multinazionali e rischiano l'avventura dell'etichetta indipendente, diventando praticamente imprenditori di se stessi. Le grandi etichette internazionali non sono più così accomodanti come una volta. Crisi di creatività degli artisti e vendite del supporto CD sempre più giù le hanno costrette a respingere album già pronti per i negozi e realizzare packaging sempre più streamizziti. E questa nuova situazione sembra pagare, sia in termini musicali, si registra una vena compositiva che sembrava persa per sempre, sia in termini di confezione, libretti di presentazione con testi, foto e curiosità assortite sono una gioia del tatto e della vista. Una nuova stagione quindi si sta inaugurando per il mondo pop tricolore. Vedremo se riuscirà a scaldare il cuore e ad aprire il portafoglio dei fan.